Cari amici, beh, diciamo che insomma, anche oggi, così dopo poco fa che ho finito di pranzare, sto, insomma, mi devo riguardare un pochino, lo stomaco mi sta facendo dei scherzetti. Comunque, piano piano risolverò, sarà così un passaggio influenzale momentaneo. Comunque, parliamo in questo video che penso sarà il penultimo di oggi perché credo di dedicare l'ultimo video di oggi all'anteprima di Raw. Spero che venga pubblicato in tempo, ma penso di sì. Parliamo del videogioco della PlayStation 2, un altro dei miei preferiti. SmackDown contro Raw, che vi dico subito, è uscito allora in America il 2 novembre 2004, in Europa il 12 novembre 2004, in Giappone il 3 febbraio 2005. In Giappone aveva la denominazione Exciting Pro Wrestling 6, sviluppato da Yuke's Future Media Creators è pubblicato da te è pubblicato da te che io su licenza della World Wrestling Entertainment in esclusiva per PS2 varie modalità di gioco diciamo che anche per quanto riguarda i personaggi c'era possibilità di impersonificare una personalità buona, neutrale o cattiva, poi una barra speciale per delle mosse particolari. Roster a Raw abbiamo A-Train, Batista, Chris Benoit, Chris Jericho, Christian, Chuck Palumbo, Edge, Garrison Kane, Jonathan Coachman, Kane, Matt Hardy, Randy Orton, Rhino, Ric Flair, Shawn Michaels, Shelton, Benjamin, Tajiri, Triple H, SmackDown, Big Show, Booker T, Bubba Ray Dudley, Charlie Haas, Chavo Guerrero, Devon Dudley, Eddie Guerrero, Hardcore Holly, John Bradshaw, Layfield, John Cena, Kurt Angle, Mark Jindrak, Paul Heyman, René Dupré, Rey Mysterio, Rico, Rob Van Dam, Scotty Tuatti, The Undertaker, Divas, Raw, Molly Holly, Ceci Gibler, Trish Stratus, Victoria, SmackDown, Sable, Torrie Wilson, Leggendi, Andre the Giant, Bret Hart, Brutus Beefcake, Jimmy Superfly Snuka, Mankind, Masked Kane, Road Warrior, Animal e Hawk, The Rock, Roddy Roddy Piper, Undertaker anni 90, Vince McMahon. Campioni, come dicitura di questo videogame, World Heavyweight, Raw, Randy Orton, World Tag Team, Chris Benoit ed Edge, Intercontinental, Jericho, Women's Trish Stratus, SmackDown, WWE Champions, John Bradshaw, Layfield, Tag Team, Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, United States, Booker T, Cruiserweight, Pesi Leggeri, Rey Mysterio, Arena, Raw, SmackDown, Heat, Velocity, Armageddon, Backlash, Bad Blood, Judgment Day, No Mercy, No Way Out, Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series, Unforgiven, Vengeance, WrestleMania 20, poi ovviamente le varie colonne sonore. Beh, che dire, questo videogioco sicuramente, se la memoria non mi inganna, è stato il primo con la dicitura SmackDown contro Raw. Come poi in seguito, e magari poi ne possiamo parlare anche di quello, è nato anche il progetto WWE 2K, però credo a partire dalla PS3 se non mi sbaglio. Come avete sentito dalla mia voce, quindi in questo videogioco non c'è Brock Lesnar,
Ovviamente avete visto anche nel video, già dall'immagine di copertina da SmackDown Here Comes the Pain, che c'era la bestia. In questo gioco non c'è. Ora mi chiedo a me stesso una cosa che sicuramente a memoria non mi ricordo se comunque si sono incrociate delle volte le strade tra Batista, per esempio, e Brock Lesnar. Non mi ricordo molto bene, potrebbe anche essere, per carità. Quindi, questo è il mio secondo gioco preferito. Poi penso comunque di fare un video, magari vediamo domani, sul primo capitolo di WWE 2K. Poi vorrei fare anche un video dedicato a... vorrei fare un video confronto tra WWE All Stars e WWE 2K Battlegrounds. Mi sembra una cosa interessante. Bene, vi ringrazio voi tutti, quindi ci vediamo appena sarà disponibile l'anteprima di Raw per appunto rendere inutili le anticipazioni della puntata dello show WWE da lunedì sera. Vi saluto, buon proseguimento di giornata, sperando che io con l'aiuto un po' di tè, un po' di sana alimentazione, aiuto anche leggero dal punto di vista farmaceutico. Bene, grazie a voi tutti. Noi ci vediamo quindi appena, come detto prima. Buon proseguimento a tutti e alla prossima. Ciao amigos, alla grande, fiesta, ciao.